Luca, Italia, Frank Petrilli, America, Karen Bucci, America, Lynn Hugh in America, Elche Ruti, Canada, Christian Oberbauer, Germania, Casey Di Coco, America, e Rudi Catoni, Austria. Quindi già la prima sezione e ben visto. Abbiamo il palco veramente a scoppiare perché siamo 36 e giusto che c'entriamo qua, quindi dobbiamo entrare un po' alla volta. Queste sono le nostre prime fisarmoniche, si hanno visto la prima volta giovedì per fare le prove, anche loro. E comunque penso che siamo... Oh, già qualcuno suona. Okay. La seconda fisarmonica, second accordion, Joan Grauman, Bob Vitali, Thomas Frey, Germania, Stefan Detmers, Germania, Donna Messi, America, Peter Di Giovanni, America, Marco Franconi, Italia, John Gordon, Italia, America, e ci sono pure io nella seconda, come raggiungo un po' più tardi. C'ho il doppio lavoro oggi, quindi dovete aspettarmi tanto un attimino. Questa è la seconda, la terza fisarmonica, third accordion, Karen Lee, Stati Uniti, Lauren Streifel, Canada, Yun Song Hong, Korea, Julia Oberbauer, Germania, Liz Wassi, Inghilterra, Astrid Frey, Germania, Ray Campanella, America, Marilyn O'Neill, America. Come sentite i nomi, abbiamo tanti italo-americani che loro ritornati la prima volta in Italia, tanti di loro, la prima volta sono in Italia e tantissimi di loro, certamente anche la prima volta a Castelfidardo, una grande emozione per tutti loro. La quarta fisarmonica, fourth accordion, Richard Selfridge, Stati Uniti, Anne Mathé, Francia, Joanne Paco, Stati Uniti, Lisa Breccia, Castelfidardo, Italia, mia figlia, Riccardo Giaccaglia, Castelfidardo, abbiamo i ragazzi della scuola Paolo Sottranti, sono con noi. Ricci Tsai, che studia in Austria ma viene originalmente dal Taiwan, e Judy Starr, Stati Uniti. Poi abbiamo certamente anche una sezione ritmica, che abbiamo chiamato italiani perché era un po' più comodo la cosa. Abbiamo alla batteria Andrea Morandi, al contrabbasso Roberto Gazzani, e alla fisarmonica basso Riccardo Breccia, mio marito. Quindi mezza famiglia questa sera qui nell'orchestra. E poi il nostro direttore, Frank Marocco, dall'America. Questa idea è nata in America, è stato fatto già 4 o 5 anni in America, è diretto da Joan e Dan Grauman. Joan sta qui nell'orchestra e Dan, il marito, nel pubblico. Loro hanno fatto questa cosa in America e io sono stato 2 volte lì e tutti hanno detto vorremmo tanto andare una volta in Italia. Io ho detto vabbè, in Italia, Castelfidardo certamente. E qui ci siamo dopo 2 anni. Una buona serata, grazie un'altra volta ai sponsor, alla Mediolanum e tutti gli altri che hanno aiutato per questa sera ad essere, speriamo, belle. Grazie. Thank you.
Allora, adesso abbiamo I solisti e cominciamo con uno dei più piccoli nell'orchestra, che adesso Mattia viene un attimo a piazzare la sedia, purtroppo abbiamo un po' di spostamenti che non avevamo potuto lasciare tutto sul palco perché non c'era lo spazio. Allora, il primo questa sera tra I solisti è Riccardo Giaccaia. Quindi Riccardo, diciamo. Il giusto è stato per voi, la cavalcina. Che è un pezzo brasiliano. Un attimo solo che aggiustiamo I microfoni. E a lui piaceva tanto. Poi l'ha incontrato a una sera a cena che siamo stati invitati a casa dei genitori a Frank e Frank ha detto te lo mando quel brano e vedremo se tu sei in grado a studiarlo. Se rincontrati dopo un anno e vedrai, Riccardo l'ha studiato, lo sa a memoria, ha vinto pure il concorso, è stato bravissimo. Bravo un'altra volta, eh? Bravo. Così si vede come I grandi maestri danno la motivazione ai bambini piccoli, perché lui praticamente un anno fa è partito con niente, con questo spartito e oggi sta qui, ha fatto questa bellissima musica per noi. Adesso troviamo qui Christian Oberbauer della Germania con sua figlia Giulia e loro suoneranno per noi, adesso lo faccio dire a loro perché mia memoria ormai è andata un po'. Concerto numero uno in Cinexa. Ok, allora il concerto numero uno in Do maggiore di Bach, se mi ricordo bene, giusto? Bach? Ok, solo. Allora, loro vengono dalla zona di Francoforte e come tutti gli altri stanno con noi nell'orchestra e abbiamo scelto loro da fare I solisti questa sera. Ok, Giulia e Christian Oberbauer. Thank you.
Allora, lui studia insieme con Antonino, che sta qui nella prima fisarmonica, insieme con... che viene dalla Corea, e studia, loro tre studiano insieme in Ancona con... Alessandro Muñoz. Non so se lui è qui questa sera. Sono tutti e tre bravissimi, e Antonio e Marco sono loro che hanno scelto da suonare questa sera. Marco suona un contrappunto di Bach.
e questi sono i brani più difficili immaginabili, non parlo tanto, ma è una cosa complicatissima, bravissimo lui. Allora, la prossima è Amy Josiah, che sta qui nella prima fisarmonica, adesso arriva Martin con il leggio. Lei suonerà Libertango, qui con i cavi è una cosa spaventosa. Allora, lei suonerà Libertango, viene dagli Stati Uniti, è una fisarmonicista famosissima anche lì lei. E, tra l'altro suoneremo più tardi con l'orchestra un brano suo che si chiama Juntos, che è la composizione e l'arrangiamento suo, ma adesso lei suona di Astor Piazzolla Libertango. E vive qui da 2 anni più o meno, per fare 2 anni, giusto? E Antonino, tu cosa suoni? Piazzolla, anche tu, ok. Thank you.
Thank you.
Nessuno. Grazie anche all'Hotel Paco che ha dato l'ospitalità a questa orchestra. Questa classe d'ora sarà su, giusto? E perché penso che è la prima volta che abbiamo riempito l'Hotel Paco con fisarmonicisti. C'è stata tanta musica questa settimana, c'era anche un po' di altri signori che hanno potuto godere queste prove, questi intermezzi che abbiamo fatto. Allora, il prossimo suo palco sarà, vedi la sedia avanti? Rudi Cattolini, che viene dall'Austria, e io lo conosco da anni, ho un amico anche di Klaus Speyer, un altro fisarmonicista, grande jazzista che vive in Austria, e lui pure ha qualche belle melodie da raccontare, e lui suonerà su richiesta di Frank Marocco un brano di Astor Piazzolla anche lui, Kikilin de Bakin, e lui suona in piedi, ancora c'è la forza, noi altri siamo già un po' più avanti d'età. Rudi Cattolini, aus mir. Thank you.
Germany from Germany. Luce Colli from Austria. E anche c'è stato un, non so se l'avete fatto un po' di cibina, noi abbiamo il cibino Frank Marocco sopra all'uscita, chi vuole potrebbe prendere questi. Allora, abbiamo adesso dei giganti qua, a livello musicale ma anche a livello di altezza. Abbiamo Stefan dalla Germania e Frank Petrini dall'America, che si è incontrati 2-3 giorni fa qui la prima volta e si hanno trovati musicalmente subito. Non so come hanno comunicato, forse un po' l'inglese, un po' del tedesco. Come vedete, Stefan c'ha una fisarmonica a 45 tasti, di nuovo quasi non potabile, ma lui è alto 2,7 m, a lui non so, lui spara un giocattolo. E l'altro non è che tanto basso, che è 1,92 m, ma vabbè, mi metto a mezzo così vi rendete conto? Eccolo, i giganti del reggio. Quindi non è così alto, ma abbiamo un altro, pure Stefan pure, è alto 2 m, quindi... sì, era una cosa abbastanza... Lui mi ha chiesto prima, le cinghie più lungo, prima di arrivare. Io ho detto, ok, li troveremo a Castelfidardo. Loro suoneranno un brano un po' funky, insieme con la sezione ritmica, Roberto e Andrea. Loro stanno un po' distanti, che non è tanto comodo per questa cosa, ma non possiamo cambiare niente perché non c'è il posto. Allora, Frank Petrilli, Stefan Detmas, Andrea e Roberto. Gracias.
mi aspetto un po' più giovanotto della Pisapolca, è un sacco della Pisapolca, lo conosco da 74 giorni, invece per certo che era più, Frank Friedrich, Stefano Yamas. Allora, adesso abbiamo un altro piccolo cambio palco qua, un attimo solo. E allora, adesso abbiamo un altro gigante sul palco, ma non a livello di altezza, ma a livello di musica, di vita, di esperienze, di viaggi. Lui ha fatto i concerti un po' in tutto il mondo, ha fatto più di 400 colonne sonore, e è sicuramente un grande, una persona che ama la fisarmonica, che ama la musica, che trasmette questo amore per la musica a tutti quanti. E noi che siamo stati adesso una settimana con lui, penso che abbiamo avuto delle esperienze incredibili. È una persona paziente, una persona molto, c'ha un cuore gigante. Frank Marocco suonerà solo questa sera per noi. E penso che è un grande onore che lui ha messo con tutti questi casini che fa a tutto il concerto. Sono un brano, non so quale, non me l'avevo voluto dire, non c'è niente più da spiegare. Frank Marocco. Thank you.
sono con poca. Io che ci sento ancora nuova, perché non riesci a prima dove suona. C'è una cosa che mi spaventa sempre, forse qualcuno qui in sala non lo sa, ma per questo anno, a gennaio, ha compiuto 80 anni. E io penso che lui è l'esempio vivente che la musica mantiene giovane, perché lui trasmette un sacco di energia a tutti noi altri e più, ma questi viaggi arriva con il concione dell'aereo, scappa da lei e ci andiamo, come sono oggi, è una cosa pazzesca, Frank Marocco. Thank you.
per la composizione dell'editora e anche la nostra editoria. Voglio dire un grande grazie a Daniele, il nostro tecnico, che si è smaltito leggermente lì dietro. Grazie Daniele. Grazie. Thank you.
Marocco. Ha portato un grazie a tutto il mondo a suonare questo orchestra di insieme, penso che è una cosa fantastica. Grazie a voi a tutti il e speriamo che possiamo fare questa cosa la prossima volta per tutto il prossimo anno. Grazie a tutti, buonasera. Molto carini, un bel pubblico. Io penso che ritorniamo il prossimo anno, forse fra due anni, vediamo, perché non è tanto facile a fare questi viaggi lunghi. Grazie, buonasera a tutti.